Ciao ragazzi, eccomi qua con due palle. Guardate come sono belle. Oggi vi voglio far vedere come fare i Ringo fatti in casa, ma veramente è una ricetta super semplice. Se avete visto il mio video dei biscotti fatti in casa, veramente è una piccola piccola modifica di quella là che voglio far vedere, appunto per dirvi questa cosa che potete farle anche al cacao. Difatti, questa qua è la palla, quella là tradizionale che ho fatto con la ricetta che vi ho fatto in quel video, che se non avete visto ve lo lascio in sovraimpressione. E qua praticamente ho aggiunto il cacao, perché in tante me l'avete chiesto anche su Instagram sta cosa del cacao. Sì, si può mettere il cacao tranquillamente e fare biscotti, quindi frollini sempre integrali, sani e buonissimi al cacao. E ovviamente ho aggiunto quindi il cacao, ho aggiunto però anche un pochino di zucchero, perché sennò ho aggiunto anche un pochino di latte, perché ovviamente con le polveri in più. E questa è la ricetta finale, quella che vi metto in sovraimpressione, quindi per farli al cacao. Il procedimento è lo stesso, basta mischiarli. Quindi adesso che avete fatto due palle, una bianca e una al cacao, le vado a stendere come vi ho fatto vedere in quel video e faccio i biscottini. Eccoci ragazzi, ecco pronti i nostri biscotti. Questi qua sono quelli là che vi ho fatto vedere nel video, quindi sono semplici. E questi qua invece sono quelli là con il cacao. L'ho fatta riposare sempre la palla, insomma, sempre un po' nel frigo, e adesso le vado in fornare per 15 minuti a 180 gradi, perché l'altra volta me lo chiedeste, che dimentica di dirlo, però io faccio sempre sempre un post correlato ad ogni video ricetta sul mio blog www.caritadolce.com. Infatti, se leggete, io la scrissi tutti i minuti, il tempo, eccetera. Quindi vado a infornare, ci vediamo dopo per fare questi Ringo buoni, dietetici e salutari. Ciao! Ovviamente questi qua si possono mangiare anche così, perché sono buonissimi, e ci potresti aggiungere anche della granella di nocciole. Adesso io li ho fatti così semplici perché devo fare comunque i Ringo. Eccoci qua ragazze, sono pronti i nostri biscottini, sia quelli bianchi che quelli neri. La nostra Carlitella sta qua, la Nutella fatta in casa, cioccolata. Andiamo a utilizzare questa per farcire i nostri biscotti. E vi abbiamo fatto il video e adesso facciamo, componiamo i nostri Ringo naturali, buoni, genuini, senza olio di palma, senza burro, completamente naturali e sani, anche più leggeri, perché come vi dissi nel video, anche questa qua ha meno calorie, oltre al fatto che non contiene olio di palma, eccetera, rispetto alla Nutella. Quindi prendiamo uno bianco e ci andiamo a mettere la nostra mitica Carlitella, buona buona. Questa poi quando si indurisce diventa ancora più compatta, perché appena la fate sapete che è un po' più morbida, no? Io poi abbondo, ne metto tanta. Che squisitezza. Uno al cioccolato sopra, eccolo qua. Ah, Ringo. Buono, mi sta venendo la fame. Cioccolato sopra. Che squisitezza!